vediamo il dollar index che guadagna lo 0,28%, 96,95, mentre l'euro dollaro scende dello 0,26%, 1,1247. Ricordiamo che questo pomeriggio uscirà il dato sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti da parte dell'Università del Michigan. Vediamo anche un FTSE MIB in calo, in territorio negativo in calo dello 0,39% a 22.004, l'unica piazza del vecchio continente ad essere sotto la parità, e il DAX di Francoforte invece viaggia in positivo a 12.291, in guadagno dello 0,52%. Abbiamo in collegamento, mi dice la regia, con in collegamento Paolo Belvederesi di Zeigos. Allora, ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben ritrovato. Allora, intanto, ecco, come sottolineavo, il FTSE MIB è l'unico listino del vecchio continente in questo momento ad essere sotto la parità. C'è qualche motivazione di fondo, Paolo? Sì, io penso che sia un fattore legato alla giornata odierna. Nella giornata odierna il mercato sta riscoprendo un po' il tema della Cina e della crescita, nel senso che nella giornata di ieri ci sono stati un po' di sviluppi su quelli che sono una riapertura dei dialoghi tra USA e Cina, e quindi si può ritenere che effettivamente questo accordo prima o poi venga raggiunto, e quindi riduce un po' le tensioni su questo punto, e questo sta facendo comprare un po' i titoli ciclici. Sappiamo che il DAX è l'indice maggiormente esposto sia per un discorso di settore auto, sia per un discorso di settore tecnologico con Infineon e SAP, quindi è quell'indice da comprare nel momento in cui il mercato si gioca un recupero macro. Su questo hanno aiutato anche le dichiarazioni dei membri della Fed di ieri, che sono state più dovish delle attese. Quindi sostanzialmente, siccome negli ultimi giorni avevamo visto un FTSE MIB che aveva sovraperformato gli altri indici, adesso c'è un po' uno shift dall'Italia al DAX. Quindi sostanzialmente se vogliamo usare un termine tecnico, è uno shift legato a logiche di tipo top-down, cioè allocazione della liquidità e scelte fatte su analisi macro, che quindi vanno a favorire quegli indici maggiormente esposti a determinate tematiche, in questo caso il DAX. Intanto, ieri abbiamo visto una seduta a Wall Street dopo due di fila in calo, una seduta finita sul finale in rialzo, una virata dovuta a due dichiarazioni. Da una parte il segretario al Tesoro Mnuchin, che ha detto che ci sarà un colloquio telefonico tra le contropar con la controparte cinese, e se andrà bene poi ci sarà un faccia a faccia ulteriore tra i negoziatori. Dall'altra però le dichiarazioni di John Williams hanno innescato un po' di ottimismo ancora sui mercati, dichiarazioni che fanno pensare a un doppio taglio dei tassi da parte della Federal Reserve di 50 punti base anziché 25, come è stato già apprezzato dal mercato, Paolo. Sì, assolutamente. Addirittura ieri, dopo le dichiarazioni di Mr. Williams, i futures sui Fed Funds sono arrivati a scontare 41 bips di taglio, per poi ritornare a scontarne un 35 basis point, quindi vuol dire che sostanzialmente danno al 100% le probabilità di un taglio di 25 punti base e circa un 60% le probabilità di un ulteriore taglio di altri 25 punti base. E questa ipotesi è quella su cui diciamo, il mercato si sta puntando per poter effettivamente assicurarsi ulteriori rialzi, e appunto la debolezza del dollaro a cui abbiamo assistito nella serata di ieri, in parte compensata nella seduta odierna, e anche il rialzo dei mercati azionari sono legati a queste speranze. Sappiamo che ormai viviamo in un mercato che è sempre più dipendente da
quanto le banche diventeranno e saranno e continueranno ad essere accomodanti, quindi qualsiasi dichiarazione che conferma una politiche monetarie ultra accomodanti a difesa dei mercati vengono prese positivamente. È Abbiamo un visto un po'. indice Philly Fed, però, che è balzato nella giornata di ieri. Oggi siamo in attesa anche dell'indice sul sentimento di fiducia dei consumatori da parte dell'Università del Michigan. Questo, ecco, potrebbe un po', crea un po' di confusione. Sì, devo dire che io non sono d'accordo con quello che ha detto Williams ieri, che negli ultimi periodi i dati macro si sono deteriorati. Non è vero, perché in Cina abbiamo avuto una produzione industriale, un dato sugli investimenti, sui retail sales che sono stati positivi più alti dei precedenti. In America lo stesso, le vendite al dettaglio sono state positive, gli ultimi dati di sentiment sono un pochino migliorati, lo stesso Philly Fed non è stato negativo, è stato ok. Quindi vorrei capire, cioè, quali sono stati i dati così negativi. Negli ultimi 2 settimane si è assistito almeno ad una stabilizzazione del quadro macro a livello mondiale e quindi ed è proprio su questo che appunto noi abbiamo assistito nella settimana scorsa, nei giorni scorsi, ad un aumento dei rendimenti nella curva americana, perché il mercato a un certo punto ha detto: ma allora se il quadro macro non è poi così disastroso, allora può darsi pure che la Fed non tagli così tanto dopo il taglio di 25 basis point di luglio. Quindi veramente si gioca tutto su questa diatriba tra andamento di macro e andamento e attese sui tagli da parte della Fed. Paradossalmente noi dovremmo, per poter far salire i mercati, dovremmo attenderci, dovremmo sperare in un quadro macro in lieve deterioramento. Un deterioramento tale da non preoccupare gli operatori sul rischio downside di crescita macro, ma contemporaneamente che assicuri il mantenimento di politiche accomodanti. Perché se appena usciamo un po' da questo range e quindi si verifica un quadro macro troppo negativo, allora il mercato inizia a pensare che la Fed è rimasta indietro, è intervenuta troppo tardi e non riuscirà a fermare il deterioramento macro. Viceversa, un quadro macro troppo forte finirebbe per far scontare al mercato che la Fed si limita a un taglio, o almeno diventa attendista, e questo non piacerebbe al mercato perché sappiamo che è gonfiato da queste speranze. Quindi lo scenario ottimale è quello di sperare che i dati macro continuino ad essere bruttini o bellini, a seconda di come si voglia definire, però ecco, non devono eccedere né da una parte né dall'altra, in modo tale che si mantiene questa situazione in cui le banche centrali continuano ad essere accomodanti, proprio perché c'è ancora il timore di un deterioramento macro. Se invece Powell a fine mese disattendesse le attese del mercato, che cosa potrebbe scatenare? Un disastro. No, io penso che sì, ci potrebbe essere una reazione negativa iniziale da parte del mercato, perché tutti coloro che hanno, soprattutto sai, i modelli algoritmici che si basano le proprie scelte su determinati scenari, nel momento in cui la variabile tassi di interesse non dovesse calare così come atteso già, introdurrebbe nelle componenti matematiche un elemento di disturbo molto molto importante che porterebbe a vendite. E quindi la prima reazione sarebbe negativa, dopodiché bisognerebbe vedere come Powell andrebbe ad argomentare, ma non penso che si verifichi questa ipotesi di un non taglio a luglio, cioè ormai se non lo fa perde il posto. Va bene, battute a parte. Allora, invece siamo in piena stagione trimestrali americane che, come ho detto questa mattina, non sembrano scaldare particolarmente il mercato che resta ancora, come dire, a seguito, come hai detto tu, delle banche centrali, delle mosse delle banche centrali e delle dichiarazioni dei vari esponenti. Sì, però devo dire che insomma, queste trimestrali stanno dando dei segnali un po' contrastanti, perché abbiamo visto stamattina, ieri sera Microsoft ha riportato molto bene. Sappiamo che Microsoft si sta un po' trasformando, non è più la Microsoft che conoscevamo 20 anni fa,
che vendeva appunto il suo diciamo applicativo di Windows, ma è una Microsoft che fa soldi soprattutto sui servizi di cloud, quindi server in outsourcing per le aziende. E che quindi effettivamente si Chicca. sta sviluppando sul business del data storage Ne in abbiamo anche concorrenza. parlato nell'approfondimento di questa mattina insieme a Faro Maltese, di come appunto sia il vero driver della crescita della società la divisione cloud. Sì, e poi quindi Microsoft bene, però per esempio Netflix ha fatto molto molto male l'altra sera. E come scrivevamo noi ieri mattina, il FANG è diventato un FAG perché la N non c'è più, nel senso che Netflix per un po' sarà non sarà più nel radar degli investitori perché effettivamente hanno avuto grosse problematiche nella creazione di nuovi utenti sia in America, che è un mercato un po' saturo, sia nei mercati internazionali. Addirittura la crescita dei nuovi utenti nei mercati internazionali è stata circa pari alla metà di quello che la società si aspettava, circa 2,6 milioni di nuovi utenti contro un 4,9 milioni, se non sbaglio. Quindi effettivamente Netflix ha dei problemi, potrebbero trasformarsi in problemi finanziari perché è una società che spende tanto per i nuovi programmi. E questo trimestre le spese non sono state coperte dal cash flow generato dalle nuove utenze e dalla crescita, quindi ha dovuto ricorrere a un finanziamento e questo sicuramente peggiora la situazione finanziaria della società. Quindi per un po' Netflix sarà un po' lettera morta, come alcune volte siamo soliti dire. Però ecco, altre società hanno riportato bene e quindi la reporting season sta andando discretamente. Fino adesso hanno riportato circa il 9% delle società dell'S&P 500, in gran parte hanno battuto le stime, anche se ricordiamo che negli ultimi mesi gli analisti le avevano riviste pesantemente al ribasso, gli stessi manager delle società avevano un po' abbassato le aspettative in modo tale da poter poi giocare sull'effetto a sorpresa. Siamo ancora nel clou della reporting season, quindi è presto per poter tirare una riga, però ecco, è molto importante assicurarsi che nei prossimi, dopo il reporting, nella prossima revisione degli utili del prossimo quarter, gli analisti non diventino troppo bearish, perché in quel caso si potrebbe innescare una mina molto pericolosa. Vedremo che cosa ci diranno i conti anche di Google, di Apple e di altri titoli Fang. Nel frattempo, Paolo, ci ritorniamo sull'azionario italiano, andiamo a vedere la selezione di Zegos per questa settimana e quali sono i titoli che stanno andando meglio, chi troviamo in cima alla classifica. Ma allora, devo dire che sta prendendo posizioni immobiliare grande distribuzione, che è una società a cui noi siamo affezionati perché è una società che per il risparmiatore medio è, laddove risparmiatore medio intendo colui che non vuole soffrire troppo guardando e seguendo i mercati, ma vuole comprare un titolo e tenerlo, quindi il cassettista, per intenderci, è una società che può essere interessante perché offre un ottimo livello di rendimento, bassa volatilità. E se vogliamo, è un investimento simile a quello di un investimento su un immobile. Quindi poi abbiamo Tinexta che dopo un periodo in cui era un po' uscita dallo schermo è ritornata tra i primi 20. Questa è un'ottima società. Viaggia ancora delle valutazioni un po' stretched, un po' tirate, però io consiglio di seguirla nel caso in cui dovesse stornare in area 11 euro e mezzo, potrebbe essere effettivamente un titolo interessante. Stessa cosa, stessa osservazione vale per Reply, un'ottima società, ma a cara a questi livelli. È tornata invece tra i primi 20 Unieuro, che è lo stesso, è una società che sta crescendo bene. Ancora cheap a questi livelli, quindi questo è un investimento interessante. Ogni qualvolta ogni euro dovesse stornare un po', ecco, negli ultimi giorni diciamo è scesa particolarmente, ma se dovesse tornare intorno a 12 euro è un buon acquisto. Rimaniamo positivi su GameNet, su cui abbiamo scritto qualche mese fa un report. La società è molto cheap.
forse anche perché è una società straindebitata, legata a come è stata acquisita, a una serie di operazioni che sono state fatte, però è una società interessante che quindi va sicuramente seguita. E poi c'è Ratti, che è una new entry, una società in cui il flottante è molto basso perché ancora è posseduta dagli azionisti storici e da fondi di private equity, però questa è una società molto interessante perché quota, se la dovessimo trattare come una società del lusso, quota dei multipli che sono pari alla metà dei competitor, il che vuol dire che o prima o poi qualcuno se la compra, oppure potrebbero effettivamente andarsi a riallineare con i multipli degli altri. Quindi c'è valore, secondo noi, in questa società e lo dimostra anche il fatto che se guardiamo un grafico, Ratti sostanzialmente è stata fortissima quest'anno, difficilmente ha stornato. E continua a testare nuovi massimi, nonostante con volumi, lo faccia con volumi molto bassi, perché parliamo di una small cap con poco flottante, però secondo me è un titolo da seguire. Tra l'altro c'è un beta che è uno dei più bassi del listino, parliamo di 35 di beta, o 0,35, che vuol dire che in teoria, se seguiamo la regola del beta, se il mercato scende del 10, questo scende del 3,5. Quindi è sicuramente un titolo difensivo, da poter inserire in portafoglio perché ci sono anche degli aspetti speculativi interessanti. Quindi questi sicuramente sono i titoli su cui. Ah, e poi c'è Cellular Line, società diciamo che fa apparecchiature per i cellulari, che è ancora una small cap, non ha fatto bene quest'anno, è interessante dal punto di vista grafico, dal punto di vista valutativo è interessante. E si potrebbe incominciare a seguire perché, come stiamo, se dal grafico si nota che intorno ai 7 euro sta facendo una base molto ampia, e questo potrebbe portare il titolo a tornare a trattare intorno agli 8 euro e mezzo. Quindi, sicuramente è un titolo da seguire con la consapevolezza che è un titolo small cap che può essere mosso all'insù o all'ingiù molto facilmente da un investitore istituzionale. Bene, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Paolo, intanto io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, ti auguro un buon weekend e ci riaggiorniamo settimana prossima. Salutiamo Altrettanto, ciao, ciao a tutti. Paolo Belvederesi di Zeigos.